Il testo è del poeta Matison, che descrive questo amico che ricorda questa Adelaide che non c'è più e la rivede in ogni bellezza della natura, nei fiori, nelle nevi delle Alpi, nelle stelle, negli uccelli e nel canto degli uccelli. Nella versione per clarinetto e pianoforte inizia con un larghetto a cui segue un allegro. È di Beethoven, nato nel 1770 e ha vissuto 57 anni. Thank you.
passa per un andante, una pecora vivace e alla fine c'è una vigletta da volare. Thank you.
62. Questo brano è bellissimo, è piacevole, è piccolo brano, piacevole dal fascino melodico, semplice, ma elegante e leggero. Fa parte delle composizioni giovanili e lui si arrabbiò quando le dico che lo pubblicò, perché aveva detto che era una composizione senza tanta importanza e scritta in fretta. Ora giudicate voi. Thank you.
proposto varie cose, cantate, sonatine, suite, eccetera. Questa composizione inizia con un inno, una canzone, è seguita da una ciarda. La ciarda è una danza popolare ungherese, in tempo binario, che si è diffusa in Europa nella seconda metà dell'Ottocento e poi l'hanno introdotta nella musica corta parecchi compositori, tra i quali Schubert, Liszt, Tchaikovsky e anche altri. Quindi questo compositore che poi è morto nel 2006, thank you.
stesso per una persona cara.
Oggi Don Antonio Iodice e Don Pietro Rachiero. Rachele e Teo. La delegazione dell'Associazione Amici della Musica di Pignataro Maggiore. Questi piccoli episodi, aneddoti, noi faremo un tesoro perché saranno racchiusi, non sappiamo ancora se sono agli occhi di un libro, non sappiamo ancora, però questo è un lavoro che porteremo avanti nel tempo. Dicevo prima, speriamo che le generazioni future continuino il nostro lavoro, il nostro, che è vostro e della comunità, così abbiamo modo sempre di tenere vivo il ricordo. Intanto ringraziamo pure parenti, la figlia di zio Emilio, di un modo molto affettuoso, signore, perché noi siamo gli amici Pancaro, io sono di quarta generazione e ero ancora su questo palco quando zio Emilio ci premiò me, maestro il caro amico Michele Andropo, che gli chiedo pure un applauso per questo. Tanti giovanili, clarinettisti, pianisti, quindi ricorderemo di noi questo Mandalo. Ogni anno, poi da 5 anni circa, facciamo questa mostra dedicata appunto al maestro, gli strumenti, gli spartiti, le dati, i manoscritti che Giulio ci ha donato, grazie a questa storia. E quindi speriamo l'anno prossimo di vedere di nuovo la presenza del maestro Magliotta, la gentile signora maestra Adabratti, e poi non so che altro dire, soccorretemi, non so che altro dire. Ringraziamo Alessia, e ci congediamo da questa serata. Il maestro Magliocca e la signora Alberta, maestra Bracci, si esibiranno a Pignataro Maggiore il 7 dicembre, due giorni dopo Natale, per gli amici della CUSC, l'associazione, questa storica associazione di Pignataro. Loro hanno inaugurato, diciamo, il percorso degli amici della musica. C'è un concerto sotto questa sala. Va bene, maestro, signora, speriamo di avere di venire qui l'anno prossimo, perché questo può essere anche già un concerto, un inizio di fuori e di. Grazie. Signori, scusate, c'è sempre l'intervento della testa, c'è sempre qualche piccola distrazione, la testa, lascio un ricordo.